da un aspetto che credo un po' tutti quanti voi negli ultimi 15 anni vi siete sentiti spesso rinfacciare. Qua abbiamo fatto diverse battaglie insieme contro la tangenziale, contro il saccheggio del territorio, e quante volte tu inceneritori, no? Legge ammazzaparchi. E quante volte ci hanno detto: ah, ma voi siete i soliti ambientalisti che non volete, che volete fermare lo sviluppo, volete fermare il progresso, volete tornare indietro alla candela. Io partirei da qua. Partirei da qua perché oggi siamo esattamente a parti rovesciate. Perché quelli che noi dovremmo accusare di voler tornare indietro e di non essere orientati al progresso sono proprio quelli che vogliono continuare a trivellare e a utilizzare energia fossile alla... Cosa è passato? Un mese, due mesi, tre mesi? Quando c'è stata la conferenza di Parigi? Dicembre? COP21? Dove abbiamo praticamente deciso tutti, il nostro governo compreso, di uscire dall'era del fossile. Dopo quattro mesi ci troviamo a votare per decidere se dare la possibilità alle società petrolifere di continuare a trivellare e a succhiare energia fossile oltre la scadenza delle concessioni che loro hanno oggi. Perché questo è il quesito, sostanzialmente prevede che le concessioni che sono state date negli ultimi anni alle società petrolifere dal nostro, roba nostra, dal nostro governo, dal nostro ministero, concessioni in base alle quali lo Stato sovrano mette nelle mani del privato un bene comune, perché il petrolio e il gas è nostro, ok? La concessione prevede che il pubblico conceda ad un privato la possibilità di cercare e sfruttare qualcosa che appartiene alla collettività a fronte di royalties e di canoni che prima Antonio ha perfettamente riassunto, che sono da fame. Le concessioni che hanno una scadenza, che avevano una scadenza, sono state dal governo Renzi portate all'infinito, ipoteticamente all'infinito, fino a fine giacimento dei pozzi. Qui c'è un aspetto molto importante che non è stato molto dibattuto anche durante le tribune elettorali o nel corso dei confronti politici, perché le concessioni prevedono che il privato, la società petrolifera, al termine della concessione ripristini lo stato dei luoghi, il che vuol dire che le piattaforme devono essere smantellate, il che significa che ci saranno dei costi. E quindi io, società petrolifera, che avrei la concessione in scadenza fra 5 anni, devo farmi già carico, incominciare a farmi carico e mettermi nell'ordine di idee che fra 5 anni devo smantellare tutto. Se invece la mia concessione viene portata a fine giacimento, il punto nel tempo in cui dovrò ripristinare lo stato dei luoghi è molto avanti. E oggi noi abbiamo delle piattaforme nei nostri mari che sono abbastanza datate, perché siamo tra i 40 e i 30 anni di vita, prima si dicono, e anche mettendo i proprietari di quelle piattaforme, che sono poi proprietari concesse, cioè sono proprietari di un bene che in realtà appartiene a noi, già nell'ordine di mentale di dover ripristinare lo stato dei luoghi. Questo invece è stato portato all'infinito. Se io fossi proprietario di una piattaforma, una società petrolifera, io incomincio a ridurre la produzione, visto che non ho la scadenza, la porto sempre più in là. Poi chi verrà fra 50 anni finisce come bagnoli. Non è che noi siamo il paese in cui le emergenze ambientali o le criticità ambientali sono state gestite in maniera svizzera, no? Quindi, primo aspetto, il referendum prevede fine concessione, si chiude. E qualcuno ha detto che ma già oggi non si può più trivellare. No, attenzione, oggi le concessioni rimangono in vita, ma la concessione non è la trivellazione. Nel momento in cui viene autorizzata una società petrolifera
a fare la ricerca e di dire c'è la concessione su quell'area, su quei chilometri quadrati, io, una volta che ho la concessione, posso trivellare dove? Con la tecnica dell'air gun, ad esempio, che è una tecnica distruttiva di biodiversità per specie marine importantissime e protette, di andare a cercare ovunque per poter portare a casa il massimo profitto dal bene comune di tutti quanti noi italiani. Quindi questa è una cosa che noi dobbiamo anche essere pronti a spiegare poi ai cittadini, perché in questi giorni nei banchetti le persone si sentono molto impreparate, ma noi non siamo in grado di votare, ci dicono. Noi non, dovrebbero essere i tecnici ad occuparsi di questo, ma nel momento in cui si dicono le cose come stanno, sorge il dubbio e quindi incomincia il passaparola. Cosa che sta accadendo? Perché vorrei restituire una sensazione positiva in questo senso, le persone incominciano ad essere informate, lo vediamo. Ci sono stati alcuni colpi mediatici che ci hanno aiutato, e su questo vorrei dire qualcosa, anzi vabbè, la dico subito, perché Renzi ha rivendicato Tempa Rossa, io rivendico di aver fatto qualcosa di utile per il paese, perché è un'opera pubblica, noi dobbiamo sbloccare, dobbiamo rimettere in moto, no? Dobbiamo rimettere in moto l'energia fossile e tutto quanto, queste. Allora, prima cosa, Tempa Rossa non è un'opera pubblica. Tempa Rossa è un pozzo in Basilicata di proprietà Total. Che cos'è questa norma che è stata oggetto di questi scandali? Con lo sblocca Tempa Rossa veniva accelerato, veniva messo nelle condizioni il privato di poter raggiungere più facilmente Taranto, portando il petrolio estratto in Basilicata per andare a Taranto, costruendo a Taranto un pontile più lungo, dando la possibilità a 90 petroliere all'anno di prendere il petrolio che arrivava dalla Basilicata e di portarlo in Turchia, dove sarebbe raffinato. Quindi, opera pubblica di che cosa? Petrolio di chi? Petrolio nostro.